Ricordatevi quello che vi ho detto già tantissime volte. Se cronometrate una sola oscillazione, un errore di pochi decimi di secondo può essere molto grave. Se invece cronometrate 20 oscillazioni e dividete il risultato per 20, la precisione sarà molto maggiore. Fate quindi un grafico e riportate sull'asse delle ascisse la variabile indipendente, che sarà la lunghezza del filo. Sull'asse delle ordinate riportate invece il periodo, che è la variabile dipendente. Ho come la sensazione, non so se fondata, che la fine della lezione di fisica vi riempia sempre di gioia. Ma no, cosa va a pensare, prof? Preparate l'occorrente, ci trasferiamo in laboratorio di informatica. Bene, oggi vi eserciterete un po' sui grafici che abbiamo già visto la volta scorsa. Ricordatevi che per fare un grafico dovete dare i nomi alle zone sull'asse delle ascisse e sull'asse delle ordinate. Non dimenticatevi il titolo. Io devo andare un attimo in presidenza. Buon lavoro. E non mettetevi a giocare con i videogame, eh? Ma cosa va a pensare, prof? Premiesque! Non vi spaventate, ragazzi! Siamo extraterrestri e stiamo comunicando con voi attraverso il computer. Siamo sicuri che voi siete senza professore in questo momento. Avete ragione, ma come lo sapete? È facile. Prima stavate lavorando, ma ad un tratto vi siete messi a giocare. Il professore deve essere uscito. No, ma cosa va a pensare? Ma come fate a conoscere la nostra lingua? Riceviamo i vostri programmi televisivi. Sappiamo molte cose su di voi. Per esempio, che la vostra atmosfera è tremendamente inquinata. Noi potremo aiutarvi a preparare un magico composto chimico, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vai a chiamare il prof. Fermi! Non vogliamo avere contatti con gli adulti. Sono loro i responsabili dell'inquinamento. D'altra parte, quello che dovete dirci è piuttosto semplice. Digitare densità vostra atmosfera. Aspettate. Ecco, 28 milioni di miliardi di molecole al metro cubo. Metro cubo? E che cos'è? Ma che unità di misura usate per le lunghezze? Noi usiamo il bank. Il bank? Ma che cos'è? Bene, ci vediamo sabato prossimo. Arrivederci. Ci sono! Qua dice che il metro è la 40.000.000 parte del meridiano terrestre. E beh? Ma come? Non lo capisci? Noi lo diciamo agli extraterrestri. Anche loro misurano la Terra con la loro unità di misura e poi fanno l'equivalenza. E come fanno a misurare la Terra? Chissà dove sono. Probabilmente non ci vedono neanche con il loro telescopio più potente. Se dovessimo trasmettere quanto dura un secondo, allora sì che sarebbe facile. Ma come faresti? Ma è semplicissimo. Premi un tasto sul computer e dopo un secondo ne premi un altro. Bravo, ma come fai ad essere così preciso? Ma non ti ricordi cosa ci dice sempre Clavus? Trasmetti un intervallo di 100 secondi. Così, anche se sbagli di qualche decimo di secondo, sei lo stesso abbastanza preciso. Peccato che dobbiamo misurare la lunghezza di un metro e non la durata di un secondo. Idea! Gli diciamo che se si lascia cadere un sasso da un'altezza di un metro, impiega un certo tempo a cadere, non ci vuole niente a misurarlo. Dai, vado a prendere un cronometro! Ma che stupidata! Sul loro pianeta può essere diverso. Ci vorrebbe qualcosa di costante in tutto l'universo. Trovato! Costanti universali!
Titolo, ascissa, ordinata, buon lavoro. Io ho una telefonata urgente da fare, ci vediamo più tardi. Possiamo ripristinare il contatto. E non mettetevi a giocare con i videogame, eh? No, ma cosa va a pensare, prof? Digitare modalità per comprensione significato metro cubo. Il metro è la lunghezza che la luce percorre in 3,33 nanosecondi. Adesso vi spieghiamo cos'è un secondo. Ora seguite il cavo che esce dal vostro computer. Avevo come la sensazione, non so se fondata, che la fine della lezione di fisica gli riempisse di gioia. E allora... Su ragazzi, cosa sono quelle facce tristi? Era solo un modo per farvi appassionare alla fisica. E mi sembra di esserci riuscito, siete stati bravissimi. Ma no, prof, cosa ha capito? Non è che siamo tristi perché ci sentiamo presi in giro, ma perché speravamo veramente di poter sconfiggere l'inquinamento. Ah, volete conoscere la formula chimica rivoluzionaria? Per questo basta andare sul libro di fisica, pagina 350. Mi dispiace, ma questa pagina non è ancora stata scritta. Pensateci voi, chissà che in futuro